Ciao Pietro, ciao Laura. Ciao. Senti Pietro, non sei pistoiese, vero? No, no, sono del Molise e sto studiando la magistrale a Bologna. Senti, e cosa ti ha portato a Pistoia? Con questo bellissimo ciclo di conferenze che ha organizzato l'edizione dell'ASIN in collaborazione con Sbilanciamoci e con il patrocinio del Comune di Pistoia, scusami. È la prima volta che vieni a Pistoia? Sì, sì, sì. Senti, sei già rimasto soddisfatto o insoddisfatto di questa prima mezza giornata? No, molto soddisfatto. Gli argomenti sono appunto molto contemporanei, molto anche da un punto di vista piuttosto critico, che non è facile trovare né sui media e tantomeno nella realtà accademica che vivo. Senti, ti trattieni anche i prossimi giorni? Sicuramente, sì, sì. Seguirai... Sì, un intero ciclo di 4 giornate, come previsto. Senti, tu che vieni da una città metropolitana come Bologna, come hai trovato Pistoia in questa prima giornata? Ah, Pistoia è allora, sicuramente è carina, nel senso che si vede che è una città piccola, ben tenuta, con la voglia di... appunto, di con l'attenzione al benessere, diciamo così, allo stare bene nel centro urbano, quantomeno. E sicuramente sconta di essere forse un po' la città più marginale della Toscana, anche se la forza forse è proprio quella di essere il ponte con l'Emilia, quindi c'è ancora un po' di sapore di Bologna. Senti, a proposito di sapore, hai provato anche qualche prodotto toscano, il vino, qualcosina da mangiare, qualche allora, fetta di prosciutto? Il nebbiolo, l'ho scoperto questo pomeriggio. Il nebbiolo? Che è toscano. Laura, non è toscano, non è il nebbiolo, assolutamente. Detta grossa, però la pappa al pomodoro. La pappa al pomodoro. Ora, io spero ti abbiano venduto del Chianti, hai capito male, perché se ti hanno spacciato del nebbiolo come vino toscano, qui bisogna... Hanno detto prendiamo un vino, detto quali non conosco il nebbiolo per essere... Va benissimo, perfetto. L'importante è comunque vivere questi momenti anche serenamente. Io ti ringrazio, mi auguro di incontrarti domani per avere qualche altro particolare in più. Anzi, sì, no, adesso appunto la prima giornata un po' di impatto, capire altri ragazzi, conoscere un po' la situazione, però ecco sì, sicuramente anche esperienza. Senti, te invece Laura, io ti voglio fare una domanda invece diversa, che non ci incastra nulla con questo evento. Ma te, da grande, cosa vuoi fare? Io da grande voglio rendere la mia esperienza internazionale, lo sai Armando, te l'ho detto tantissime volte, però parte da qui. Ecco, perché ti occupi di comunicazione. Mi occupo di comunicazione. E la mia agenzia si chiama Web, tutto il mondo. Senti, ma in una città come Pistoia, come diceva Andrea, un po' ai margini di tutto, ma si riesce a fare comunicazione anche online? O siamo un attimino così, con la testa fra le nuvole? Abbiamo un po' la testa fra le nuvole, ma è proprio la situazione dove ce n'è più bisogno. Quindi beh, spero che la nostra attività sia sempre di più condivisa. Perché le strade che si stanno aprendo con l'online sono veramente tante, spero che le persone se ne rendano conto e quindi possano beneficiare di questo. Perfetto, un'ultima domanda Andrea, per i tuoi viaggi, spostamenti, per dove alloggiare a Pistoia, per i treni, usi internet o vai a caso? Allora, no, uso internet sicuramente, così come questo seminario sono arrivato a conoscenza tramite Facebook, quindi sicuramente internet è per me rilevantissimo. Perfetto, allora se Laura e Andrea usano internet usiamolo anche noi. Ciao e grazie. Ciao.